c'era tra noi un gioco d'azzardo, un gioco di vita duro e bugiardo. Nella nostra regione, il 22 maggio scorso, è stato celebrato il No Gambling Day, giornata istituita nel 2020 dalla Regione Campania e dedicata alla sensibilizzazione e alla consapevolezza sui rischi e i danni correlati al fenomeno del gioco d'azzardo. Nell'occasione è stata tenuta a Napoli una conferenza stampa per presentare le attività dell'Osservatorio regionale sul disturbo del gioco d'azzardo, osservatorio diretto dal dottor Aniello Basilice. Tra i presenti all'incontro anche il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Sull'argomento nei giorni scorsi abbiamo intervistato il dottore Basilice, con il quale abbiamo anche analizzato i risultati dell'incontro, dal quale però è emerso un quadro molto preoccupante per un fenomeno che interessa principalmente i giovani. Torniamo oggi sull'argomento perché ci sono alcune importanti novità. Ne parliamo tra poco, dopo la sigla. Nel corso della conferenza stampa del 22 maggio scorso è emerso un dato preoccupante. La Campania è la regione che ha il maggior numero di utenti in Italia, 3.334 pazienti, in netta prevalenza maschi, presi in carico dai 42 servizi per le dipendenze presenti nella nostra regione. Il presidente Vincenzo De Luca ha evidenziato che il gioco d'azzardo è una parte della società italiana che soffre, connessa alla sofferenza psichica e all'uso dei social media tra i giovani. Siamo di fronte ad una sfida difficile per cui la Regione ha potenziato il supporto psicologico sul territorio. Da parte sua, il responsabile dell'osservatorio, Aniello Basilici, ha evidenziato l'importanza della formazione e dell'interazione con gli operatori del settore. Per Basilici, che è responsabile anche della struttura Terra Futura, una delle pochissime presenti in Campania, attiva da oltre un anno, con ottimi risultati peraltro presso l'ospedale di Sant'Arsenio. Per Basilici, dicevo, Il disagio del gioco d'azzardo è un disturbo ormai riconosciuto. Se ci deve essere un gioco, deve permettere di vincere a tutti, nel senso che devono essere tutelati tutti gli interessi. Tra le proposte c'è quella di maggiore prevenzione, costruendo percorsi di identificazione dei processi problematici. Importante anche la tutela dei minori, magari facendo prevenzione con la formazione dei gestori. In occasione del No Gambling Day non sono mancate altre iniziative. Oltre alla conferenza stampa, Napoli è stata al centro di un'altra importante iniziativa per merito della rete Mettiamoci in Gioco, che ha organizzato dei banchetti in Piazza del Gesù per sensibilizzare la popolazione sui gravi rischi legati al gioco d'azzardo. Nell'occasione, cittadini e famiglie hanno potuto ricevere informazioni sui rischi del gioco d'azzardo e sulle risposte disponibili per combattere questa delicata dipendenza. Al tempo stesso, i responsabili della rete hanno inteso protestare contro il nuovo schema di riordino del comparto proposto dal governo. Recentemente, infatti, è stato approvato dalle commissioni parlamentari Finanze e Bilancio del Senato un disegno di legge che introduce nuovi gratta e vinci online e apre le porte al betting nell'area Schengen, allargando così il giro delle scommesse. Per i promotori dell'iniziativa, tali misure rischiano di incrementare significativamente l'accesso al gioco d'azzardo, aggravando i problemi di dipendenza. Quindi, Mettiamoci in Gioco si oppone fermamente a queste misure e chiede un deciso cambio di rotta, chiedendo anche una legge quadro che riduca l'offerta del gioco d'azzardo e risponda alle conseguenze negative per la salute e il benessere sociale. La conferma che la situazione è fonte di grande preoccupazione è data da quanto emerso dalla lettura dei dati resi pubblici nei giorni scorsi da Federconsumatori e CGL, che hanno presentato il libro nero dell'azzardo, Mafie, dipendenze, giovani. Sono 82 i miliardi raccolti nell'azzardo in rete nel corso del 2023. Erano 49 nel 2020. In 4 anni si registra una crescita del 67%. Ogni italiano o italiana tra i 18 e i 74 anni, range nel quale si concentra la quasi totalità dei giocatori,
ha investito in azzardo 1.926 euro. Una cifra che ovviamente va riparametrata sui giocatori reali, quelli che con diversa frequenza hanno giocato online. La modalità del gambling consente una buona mappatura territoriale delle somme investite. Se si guardano le mappe e i diagrammi, si scopre che è esattamente il contrario. Campania, Sicilia e Calabria nel 2023 hanno sfondato il muro dei 2.000 euro giocati online pro capite, neonati compresi. Molise, Puglia e Basilicata lo faranno probabilmente nel 2024. I cittadini del Veneto e del Trentino Alto Adige giocano online pro capite un terzo di quanto viene giocato in Campania. Nel sud e nelle isole si spende esattamente il doppio rispetto al nord. La notizia più sorprendente e preoccupante al tempo stesso viene proprio dalla provincia di Salerno. Secondo il libro nero del gioco d'azzardo, redatto in base ai dati forniti dall'Agenzia Dogane e Monopoli, nel 2023, tra i comuni con più di 10.000 abitanti, considerando la popolazione compresa tra i 18 e i 74 anni, Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, vanta un triste primato nazionale. Le giocate online, annue pro capite, sfiorano l'enorme cifra di 12.000 euro. Un numero quasi triplo rispetto all'anno precedente, quando si era toccata comunque la ragguardevole cifra di 4.999 euro. La media italiana si attesta a 1.925 euro, quella regionale a 2.117 euro e infine quella della provincia di Salerno a 2.925 euro. Ma c'è di più. Anche per Federconsumatori e CGIL va letta negativamente la recente normativa in materia di gioco di azzardo online varata dall'attuale governo, mentre cresce la preoccupazione rispetto alle norme annunciate in materia di azzardo fisico. Si annunciano norme che in nome di una uniformità di regole per gli imprenditori del settore azzererebbero nei fatti il ruolo delle regioni e dei comuni, riducendo ai minimi termini i vincoli posti in materia di insediamenti, localizzazione e orari dei locali dell'azzardo. Sempre per questa associazione sarebbe un autentico colpo di spugna su anni di tentativi di contenere gli effetti dell'azzardo sul lavoro di tante associazioni, della Chiesa, di tanti operatori della sanità pubblica, della scuola e migliaia di amministratori locali. Un deciso colpo di spugna anche sulla speranza di invertire i numeri clamorosi e impietosi proposti da Federconsumatori e CGIL. Si avverte quindi l'esigenza di costruire un intergruppo tra quei parlamentari che ritengono indispensabile ridurre al più presto i volumi e l'offerta d'azzardo, mettendo al centro la salute delle persone. Thank you.